Hola luchadores ed arrampicatori sociali, ben ritrovati dal vostro Silver. Siamo qui con Spider-Man e siamo pronti ad andare avanti. Ormai abbiamo deciso che comincerò ogni episodio con la scena selfie. L'abbiamo deciso tutti insieme qui, le persone che ci sono in questa stanza, cioè io. E niente, quindi va bene così. Haha, ciccia e puccia di secco. Va bene, usciamo. Dobbiamo andare nel laboratorio, ci troviamo sul cucuzzolo del guazzabuglio. Quindi io direi di andare senza colpo ferire a infilarci nei finestroni. Rush, bam! Mi piace atterrare di faccia perché non si spacca. Ok, torniamo ad aprire porte che sembrano tutte uguali per finire in luoghi che sembrano tutti mesti, potrebbero essere luoghi sinistri, e se non ricordo male appunto ciò che sta per avvenire nel Marvel Universe sono i sinistri 6, che diciamo almeno qua ne dovremmo vedere almeno un paio. Domanda. Anche Peter si fa i selfie e lui si fa i selfie al bagno, che è tutto un dire. Wow, quanto è sparaflesciante sta cosa. Scusate, non la volevo fare, però corri, ma scusa. Ah, se sei nei panni di Peter non ti arrampichi, non ti nerpichi sui muri. Allora, se dico qualche castroneria, questa sera Doc sembra aver finito. Ok, posso dedicarmi al mio Spider progetto. Stavo dicendo, se dico qualche inesattezza su personaggi, luoghi e vi dicendo, correggetemi pure, alcune cose le so ma non al 100%, quindi perdonatemi se ogni tanto mi dovesse scappare qualche castroneria. Cerco di fare meno errori possibili. Cioè, tu lavori sui tessuti qui. La laurea. Quanto tempo è passato? Fu Doc a seguire il mio stage e a insegnarmi che si può fare del bene anche con indosso un semplice camice, non una calzamaglia. Forse anche di più. Fa molto strano. E ripeto, sono bellissimi i rapporti umani che ha Spidey con i personaggi. Ok, dovremmo sbloccare prima appunto il primo costume, quello con il rattoppo, così vediamo come funziona il cambio di costumi. Dottor Octavius, che cosa ha lì? Cinese? Avessi saputo che eri qui. A che stai lavorando? Un progetto personale. Oh, ma certo. Sei tu. Io non so di cosa. Andiamo, Parker, è chiaro come il sole. Mi lasci spiegare. Perché non me l'hai detto prima? Avrei voluto. Ma se si sapesse, la mia famiglia si troverebbe in pericolo. Ah, certo. Visto che sei l'ideatore dei suoi costumi, sei un bersaglio anche tu. Esatto. Tranquillo, resterà un segreto. Va. Ti lascio lavorare. Vuole che faccia anche la tuta, Doc Ock? È bellissimo lasciare un messaggio attaccato in fronte per dire di guardare le mail, è geniale. Spero che Doc non voglia licenziarmi. Ma no. Peter, il tuo ruolo di progettista del costume Spider-Man, la definizione corretta? È la conferma delle tue doti di uomo e collega. Per quanto dedito al lavoro, trovi sempre tempo per gli altri. Spero non ti offenderai, ma ho notato che il costume è danneggiato e mi sono permesso di apportare alcune migliorie. Ti allego un paio di idee che potrebbero aiutarti a perfezionarlo. Wow. Al contempo la protezione di Spider-Man, il cui contributo alla città è enorme. Non vedo l'ora che il nostro lavoro dia gli esiti auspicati. Insieme cambieremo il mondo. Il tuo collega e amico Otto. Ragno bianco, Ok, vediamo come funziona. Costume. Ne abbiamo sbloccati già un fottio. Wow, completa missione secondaria, attività urbana per ottenere gettoni. Primi X per continuare.
Tieni premuto X per creare il costume avanzato. E già qui siamo un tot più fighi. Hai sbloccato un nuovo costume, un nuovo potere del costume. Premi X per continuare. Allora, questo concentrazione marziale. La biomembrana ibrida accelera la produzione di concentrazione per un breve periodo. Premi L3 più R3 per attivare. Oh, ok. Fico. Usa il potere del costume per tornare ai poteri precedentemente sbloccati. Ah, è vero. Esatto. Quando si sblocca un costume, ogni costume sblocca un potere che poi può essere equipaggiato anche sugli altri costumi, ok, in modo che uno possa trovare utile un potere e non sia costretto a usare un costume che non gli piace per usare quel potere. Ecco, come sapete, l'unica cosa che sapevo riguardava i costumi. Completa attività missioni secondarie, ok. Le modifiche costume migliorano la tua efficacia, incrementano attacco e difesa. Puoi equipaggiare fino a 3 modifiche costume contemporaneamente, sommandone gli effetti bonus. Dovrebbe funzionare. Ok, ma quindi io il costume lo devo creare per forza in laboratorio o posso crearlo dal menu di pausa? Perché in realtà ne avevamo già una sfilza. Se posso indagare e modificare un attimino, io sinceramente comincio a smanettare, perché a me queste cose piacciono tantissimissimerrimo. Vediamo se lo devo fare dal menu di pausa. Sì. Ti sei levato quello l'obbrobrio dalla schiena? Permesso, sono in ritardo! Sì, si è levato l'obbrobrio dalla schiena. Meno male. Ecco, l'avessi visto per la prima volta così l'avrei trovato figo. Buongiorno, New York! Nuovo costume, stesso eroe! Oh, ok. Salve. Spider-Man, aspetta. Ho scoperto come gli uomini di Fisk tengono in piedi i suoi affari. Sì, me lo dici dopo. Allora, i costumi li posso creare anche da qui, allora, giusto. Potere costume, l'abbiamo ottenuto. Modifiche costume. Le modifiche potenziano i circuiti interni al costume rendendolo più efficiente. Equipaggio contemporaneamente fino a 3 modifiche. Quindi, proviamone una. Allora. Questo, tecnologia bellica, gli attacchi con gadget generano concentrazione. E questo mi fa molto piacere. Riducono i danni da mischia subiti, e questo mi fa tantissimo piacere. Incrementa la portata dello scanner in realtà aumentata, mostrando anche gli oggetti e i nemici più distanti. Mi fa relativamente piacere. Questo lo possiamo realizzare con 3 gettoni crimine e un gettone zaino. Quindi, in realtà possiamo fare questo così e direi che ci garba un frego. Costumi. Allora, abbiamo a disposizione questo, il costume classico riparato, fior di ragnatela, salta e ricopre di ragnatela qualsiasi oggetto in vista. Però giustamente lo dobbiamo sbloccare. Questo è Spidey Noir. No, mi serve un gettone base che non ho. Voglio questo costume, io lui lo amo, mi piace tantissimo. Oh! Fico anche questo come potere. Qua, poi che abbiamo? Disponibile. Nessun potere costume associato, costo, trova tutti gli avanzamenti. Ok, vabbè. Questo, nessun potere associato, il costume base. Perché ha il sacchetto in testa? Che schifo. Cioè, che Spidey sia stato nei Fantastici 4 non lo sapevo, però che schifo. Allora, costume Future Foundation. Anche questo è figo da far spavento. Quasi quasi equipaggio questo intanto. Costume potenziato. Questo, se non ricordo male, ha a che fare con Tony Stark. Correggetemi sempre se sbaglio. Se c'è qualcuno ferrato sul tema... Costume furtivo. Non è quello di Spider-Man Noir, però è fico anche questo. Però non è quello di Spider-Man Noir. Quello di Spider-Man Noir è più fico. Mi piace il corpetto così, è bellissimo. Lo sapete che faccio? Io sono un alternativo. Equipo questo. Tanto mantiene gli stessi poteri costume. Oh!
Oh yeah, Ganzo. Oh, che bello, bene, eh? Via, vigliacchi. Potere del costume, abbiamo attivato questo, quindi perfetto. Thierry, non li hanno chiusi dopo l'arresto? No, è un'attività legale, coinvolge più investitori. Non possiamo intervenire senza un motivo. Ma ora ce l'hai, giusto? Per questo speravo potessi controllare i cantieri e avvertirmi se noti qualcosa di sospetto. Certo. Contaci, sarò il tuo Spider-Man ficcanaso di quartiere. Lo apprezzo tantissimo. Allora, vediamo la mappa cosa offre. Abbiamo Octavius Industries, vabbè, questo ci interessa, ma fino lì. Quindi abbiamo come obiettivo il covo di Fisk, la missione primaria. Non abbiamo missioni secondarie attive, giusto? Tanto poi la storia ci porta... Ammazza quanto è grande la mappa. Scusate, se... Urca. Assedio il castello, missione secondaria. Eccezionale. Ah beh, in realtà siamo quasi a sud. Allora facciamo così. Adesso andiamo ad attivare l'antenna di qui. Andiamo ad attivare l'antenna di qui perché i gettoni ci tornano buoni per sbloccare poteri, quindi può essere una cosa abbastanza prioritaria. Quindi wow. Ok, mi sono inceppato sulla scala. S'inceppato. Ok, fico, tutto ciò è dannatamente fico. I miei ascoltatori più fedeli, utente a spattola, così si definiscono, anche se non ho mai capito perché, ricorderanno i miei moniti sul sistema di è controllo. È bellissimo fare acrobazie piruettanti. Battendo contro il crimine. Ebbene, non è ancora in funzione. E sapete perché? Perché qualcuno li ha fatti rinsavire e hanno deciso di non violare le libertà civili? No! Perché quei burocrati incompetenti hanno costruito una rete che si schianta più spesso di un alcolizzato su un autoscontro. Così le vostre tasse sono finite in fumo e alla città non è rimasto nulla. Fumo buono, però. Viste le premesse, questa debacle somiglia quasi a un lieto fine. Ok. Dai che ci siamo quasi. Già che siamo nella parte sud, ho detto sblocco addirittura. Che spatasciamento, che goduria. La cosa bella è che fra questo video e il precedente io ho solo preso 2 ore di pausa per preparare le lasagne fatte in casa, meraviglia. Ho fatto la variante carnivora delle lasagne vegane, che sono un cretino, e quindi mi piace giocare con le ricette, lo sapete. Allora, ok, allarghiamo così l'onda. Perfetto. Allineamento compiuto. E altre cose che fa figo dire. Vabbè, lì abbiamo il covo di Fisk, lì abbiamo i cicci frischi. Allora, zainetto, dove lo metto lo zainetto? Allora, andiamo a chiapparci questo. Allora, sinceramente gli zainetti sono più divertenti da trovare di quanto non fossero le piume in Assassin's Creed. Danno più soddisfazione. Poi penso che prima o poi troveremo anche qualcosa di... Potrebbe aiutarmi a trovare un migliore equilibrio tra vita e lavoro. Sì. Ok. E l'altro zainetto stava qui. Perfetto. Attenzione, segnalata attività di spaccio in corso. Servono agenti ad Upper Chinatown. Va bene. Ve li mando subito appena li trovo. Ok. Guarda lì che bel. Ciapa lì e ciuccia. Ah, come il ciuccia, il ciapa lì e ciuccia, Spider ciuccia man. Là, logicamente è dalla parte di là, quindi dobbiamo aggirare il cunicolo del postribolo, ma oramai chi ci ferma più? Attenzione, è dentro... Ah! Ok,
Ma è sopra? Sì, sì, ok, perfetto. Non riuscivo a capire se era sopra qui o sopra lì. Dai. Comodo, eh. Ok, grazie. Perfetto. Allora, abbiamo crimini in corso in zona? No. Ok, andiamo a sbloccare questa antenna, così facciamo direttamente a botte nel distretto finanziario. Intanto siamo molto più vicini di quanto uno potrebbe pensare. Grandissimo. Guarda lì, ciapa, ciapa. Un'aggressione, devo intervenire. È una bella giornata per farsi pestare. Ok, vai. Voilà. Bastonate. Bellissimo, gli ho fatto un coppino coi calci. Di pestaggio perisce. Scaglia tre oggetti contro i nemici e esegui una combo di 10 o più colpi. Fantastico. Benissimo. Salve. Pensavo che salutava. Non saluta, vabbè. Non dà nemmeno la mano. Allora, un'altra stazione di polizia. C'è più stazioni di polizia sto luogo che non so chi. Ok. Vai così. Corri maiala, corri. E poi fammi il solito bel carpiatone. Va là, che meraviglia. Ciappa lì e ciuccia. Allora, l'antenna è questa. Attenzione, unità, segnalata una rapina. Sì. Bravissimo, bravissimo. Tu segnala sempre le rapine, mi raccomando. Ok. Mi piace sta cosa, fighissimo. Allora, visto che abbiamo una rapina in corso a portata di sputo, cerchiamo di andare a... Grazie, avrei giustamente fretta. C'è gente che sta per morire ammassata in una rapina. E altre cose che potrei dire ciondolandomela allegramente. Non ci voleva. Ok. Chi vuole una foto? Forza, Spike. Fagliela vedere. Ok. Aia. Basta. Basta. Ok. Ok. Mamma mia. Non avevo mai visto Spider-Man così da vicino. Da sudarsela. E là. Bellissimo, ho fatto una combo stupenda. Tutto questo. I criminali di strada non si impegnano più come una volta. Grande. Se vuole lei firma autografi, eh. Non vuole che firmo autografi. Vabbè. Dicevamo, la cosa che ci conviene di più è andare a sbloccare questa antenna, che è la cosa più vicina adesso, così poi saremo tutti belli pimpanti. Sì, abbiamo appunto questi trofei tipo corridore urbano come questo che avvengono, cioè avvengono, si sbloccano quando noi appunto ci ritroviamo a fare cose, e quindi non sto a focalizzarmi su questi trofei a Van Verona. Sono contento, intanto non sono ancora abbastanza in gamba per vedermela coi... Aspetta,
Aspetta un momento. Aspetta un momento, ho una cosa da fare. Non sono ancora così in gamba da vedermela con i seguimenti perché non ho capito bene come funzionano, quindi portate pazienza un momento. Là, perfetto. Allora, se tanto mi dà tanto, lì andiamo a prenderci lo zainetto tra poco. Lì c'è la Statua della Libertà, quindi questo essendo il distretto finanziario, diciamo che è il concetto di Ground Zero. E se tanto mi dà tanto, se tanto mi dà tanto, qui ci dovrebbe essere il famoso tributo, altra cosa che sapevo, le Torri Gemelle, che dovrebbe e potrebbe essere proprio sul palazzo dove ci troviamo noi. Vediamo, perché non vedo altri grattacieli a specchio. Attenzione, abbiamo un 10-10, possibile spaccio di stupefacenti. Allora, agenti in zona, raggiungete il distretto finanziario. Vediamo. Ah no, quello là mi sa. Eccolo là. Andiamo a sbirciare sta cosa fighissima. Una cosa da pelle d'oca. Sicuramente da pellissima d'oca. Ok. No, obiettivamente infatti 10-31, non è qua. Operazione in corso. Segnalazione giunta da Tribeca. Ok. Ah, grappati, coyote! Ok, eccoci qua. Mi sa che questo è il palazzo a specchio. Allora, non, però non è questa la direzione. Oddio, anche quello. Boh. Vediamo, non mi ostinerò. Non mi ostinerò però. Ok. No. Beh, certo. Compaiono i palazzi dal nulla e questo mi frega. Mi toglie tutte le speranze di vedere cose fighissime. Wow. Va bene, è chiaro che non possiamo vedere tutto, è chiaro che non possiamo vedere tutto. Ok, vediamo un po' se qui funziona. A tutte le unità 10-10, spaccio di narcotici in corso. Sì. Servono agenti a Hudson Town. Sì. Attaccati all'Hudson. L'alzo nel fiume. Allora, però non mi sembrava che fosse questo. Non mi sembrava avesse queste vetrate brutte brutte. E poi cominciamo a essere un po' fuori zona qua, No, non è questo. Come detto, non mi ostinerò, ragazzi, non starò qui a sanfrusagliare delle ore. Se magari capiterà di imbattersi arrivandoci con delle missioni, ben venga. Allora, ci tuffiamo di faccia come una noce di capocollo verso lo zainetto. Ah, ok, andiamola. Fico, Ok, lo zainetto dove sta? Zainetto? Zainetto? Oddio. No! Cazzarola. Ah, sono un genio, a nascondermi gli zainetti. La ricetta della torta di grano, grazie. Allora, dove avevamo il crimine in corso? Qui? Ah, si è già sventato da solo. Fantastico. Meraviglioso, stupendo. Ammazza quanti zaini che abbiamo lasciato da ste parti. Io, come detto prima, do la precedenza a questo perché sbloccando i gettoni avremo più facilità nello sbloccare costumi e poteri, quindi questo è un grosso vantaggio che ci acchiapperemo fra poco. Ok, allora andiamo da di lì. Ok, yeah,
però quanto è esteticamente figo. Ah, anche questo serve. Oh, beh, allora fantastico, ne abuserò a tutto andare. Posso tuffarmi in acqua e vivere? Posso tuffarmi in acqua e vivere. Salve, salve, salve. Rilascio autografi, interviste. Vai, scavalla roba. Disc construction. Devo controllare quei cantieri per io. Ok, dai che ci siamo. Il zainetto, dove lo metto? Evviva! Vuoi fare un selfie? Un selfie selfish? Un selfie selfish. Che cazzo l'avevo messo? Cioè mi do le colpe da solo, mi rendo conto. Unità, rapina a mano armata in corso. Servono agenti sulla scena nel distretto finanziario. Ah, sono solo 25 gli zaini? Pensavo molti di più. Vabbè, fa niente. Ok, perfetto. Allora, vediamo un pochino. Abbiamo questo, vediamo se riusciamo ad acchiapparlo in tempo. Allora, destra. Quindi i crimini capitano e diciamo che possono restare anche impuniti e in maniera pruriginosa. Ehi, ehi! Non è buona educazione puntare un'arma alla testa! Ok. Ok. Aia. Non ho fatto tempo a levarmi dalle balle. Ok, no, che non mollo, vai tranquilla, sorella. Una rapina vecchio stile. Ok. Amo il vintage, ma vieni a fermarla. Ah, mi sono anche grattato un gomito nel frattempo. Allora, andiamo allo zainetto più a sud. Un messaggio a Yuri e la polizia sarà qui. Voilà. È fantastico perché corre più velocemente sui muri che per strade normali. Ok. Bellissimo, veramente. Quante volte l'ho detto non lo so, ma non avete nemmeno idea di quante altre volte lo dirò. Perché è veramente bellissimo poter sfrecciare su... Ok. Cos'è sta cosa? Devo fare foto a queste cose? Devo fare foto a queste cose, assolutamente. O ditemi voi, se devo fare altre cose, però. Vediamo un attimino, modalità foto, libera. Orbita, selfie, no. Non credo che sia il selfie quello di cui abbiamo bisogno, però. No, aspetta, libera, ok. Visibilità eroe sì, no, ok. Inclina, vabbè, non ci serve. Campo visivo, lo possiamo allargare o restringere, magari prendiamo dentro anche questo. Tipo filtro nessuno, intensità vignetta, ok. Però... Non ho ancora capito come cacchio si scattano le foto. Non c'è scatta. Sono confuso. Ragazzi, commenti, come cacchio si scattano le foto? Perché bello tutto, però... No, non voglio uscire. Non mi succede niente, ma... Boh. Sono straconfuso. Vabbè, sappiamo più o meno dov'è. Se dovesse servire a sto punto,
Però se io schiaccio il ripristino, chiudi, esci, annulla. Beh, sto schiacciando tutti i tasti possibili immaginabili, ma boh, vabbè, continua, va bene. Non abbiamo trovato quello che volevamo, però abbiamo un crimine in corso da andare a sventare di nuovo, ed è sul rooftop. Mi piacciono questi crimini dal rooftop. Avevate detto che l'insetto era in vacanza. Ehi ragazzi, avete le ricette per quella roba? Speravo in una giornata tranquilla. Ok. Ok. Vai. Ok. Aia, cazzarola. Aia. Oh. Cortesemente. Mi fa piacerissimo che mi ammazzi. Sei un pezzo di stronzo. No. I bisonti qui non mi piacciono. Sono cattivi. Ok. È andato. Uff. Niente mi soddisfa di più di sventare una compravendita di droga. Benissimo, beh, anche una compravendita di criceti. Benissimo, andiamo a raccattare l'altro zaino. Segnalo a Yuri la posizione. Intanto, ragazzi, queste cose mi servono anche per fare esperienza, eh. Poi una volta che abbiamo progettato le basi per tutto quanto, andremo avanti spediti nella storia principale. Anche se so che la storia principale ci avrebbe comunque prima o dopo portato di qui. È bellissimo. Tante volte mi domando dove cavolo si aggrappi lui, ma può attaccarsi anche il pifero per quanto mi riguarda. Inseguimento di un veicolo in corso. Rapporto arrivato da Seaport. Ok. Veicolo. Vediamo. Vediamo se riusciamo a capirci qualcosa. Un inseguimento ad alta velocità. Siamo cittadini del mondo. Ok. Le vostre leggi non stanno. Ok. Giovanotto, ora ti costringerò ad accostare. Non sparare. Okay. Lasciamo fare a Spider-Man. Che maleducazione. È la tua fermata. Ma è stupenda sta cosa. No, cazzarola. Ma è figo da far spavento, veramente. Come freno io nessuno mai. E così si conclude lo Spider Tour di New York. Wowissimo. Ganzo! No, no, non me l'aspettavo mica io sta roba. Cioè, quante volte l'ho già detto? Siamo al terzo video e continuo imperterrito a dire che non mi aspettavo un bel niente. Questa è la chiesa di Manhattan, laddove è stato fatto il funerale di Spider-Man nel film. Non sto spoilerando niente, muore all'inizio. Cioè, tanto per tanto sono multiversi. Allora, vediamo un peppiniello. Zaini trovati. Qui nella parte bassa non me ne restano altri. Distretto finanziario, collasso della rete. Andiamo a vedere in cosa mi consiste questa. Missioni secondarie, magari danno gettoni alternativi.
Ok, vai. Tuffa. Ui! Si vede casa mia da quassù. Voilà. Voilà. E voilà. Dimmi. Sì. Senti, so che hai manomesso le torri del sistema anticrimine. Io non c'entro. Di che torri parli? Non importa. O meglio, mi serve il tuo aiuto. Ok. Qualcuno interferisce col sistema. Forse usano più disturbatori per coprire tutte le frequenze. Potresti verificare? Se mi aiuti, prometto che non rivelerò a nessuno che ci stai spiando. Io la chiamerei condivisione, ma d'accordo. Ok. Il segnale dei disturbatori può essere captato. Devo solo attraversare il distretto finanziario fino a intercettarlo. Ah, ok, mi ha azzerato la mappa. Devo seguirlo. Andiamo di radar, che funziona esattamente come i rapimenti. Ok, è fighissimo. Un disturbatore ha effetto solo se installato su un edificio alto. Quindi eccolo là. Ce lo siamo trovato già. Dai, corri. Che bello pascolarsela come dei sifoni. Uomini di Fisk, inserire espressione di stupore. Non so cosa ho fatto. Wow! Me ne frega niente se voli giù dal tetto del palazzo, io non sono Batman, io ti ammazzo. Ok. Quello cos'era? Ok, dove stai? Vieni qua. Boom, baby. Devo spaccare il disturbatore. E che ci vuoi? Gnagnagna. Sono arrivato. Pessima fattura. Già. Ok, l'altro è di lì. Vabbè, si vede già dov'è. Ho eliminato un disturbatore. Ha funzionato? No. Ma come dicevo, è probabile che ce ne siano altri. C'è, tutto c'è. Torna. Li troverò. Ui! Se fossero stati proprio gli uomini di Fisk a sabotare in qualche modo il sistema. Ma sì, lasciamoglielo fare, so ragazzi. Là ciappa lì e ciuccia bene. Si disturba la quiete pubblica. Devo intervenire. Ti tappo la bocca per sempre. Abbiamo dei cecchini anche sui palazzi di fronte. Ok. Ok. Vai così. Bomba in buca. Perfetto. Ciccio. Ok. Ok. Vediamo di occuparci prima di loro. Qualcuno gli spari! Ok. Vai così. Ah, mannaggia. Dove stavo? Ok. Sfascerò il disturbo. E dai, andiamo così. Spaccare tutto è la soluzione. Ed è anche divertente.
Esatto, è la cosa che ci, più ci rinfighisce il mondo. Sta funzionando, Spider-Man. Questo, ma lo... ricevendo un segnale, per quanto disturbato. Sono riuscita... Cioè, vi rendete conto dove l'ho appiccicato? Fisker è il re del crimine. Ma non si limita al commercio illegale. Oddio, sono stupendo. Il sistema, prima sapremo cosa sta architettando. Ok. State Fisker. Ancora un disturbatore. Ok. Ok. Ok, vai così. Uiii, corri maiala, corri. Ok. Qui eccolo, è tutto qua. Regolare. Benissimo. Per funzionare ancora, quest'ultimo disturbatore deve trovarsi su un tetto molto alto. Vabbè, l'avevamo capito, no? Resta ancora qualche tetto da ispezionare. Questo tetto è più vuoto del mio conto in banca. Ok. Sento un rumore tipo di ginocotteri. Pronti? Quali è di... Pronti? Botte d'armi! Sei qui! Sei mio! Ti vendico io! Sei spacciato! Sono in vena di massacri! Ok, sono contentissimo di aver sbloccato il potere, quello che permette di predicare bene ma razzolare male. Aio! No, non pensavo di farti paura, ma di darti un mucchio di botte, sì. Ok, fatti. Devo rompere il disturbo. Fatto. Quindi? Ok, questo era l'ultimo. Il sistema è di nuovo online. Benissimo. Abbiamo lasciato altri zainetti porcini. Sì. Ok, andiamo prima a questo che mi sembra quello più sensato. Spider-Man, il sistema anticrimine è attivo. Ottimo. Informazioni su Fisco, le squadre militari? No, ma il sistema ha rilevato attività clandestine vicino al molo. Ti invio le coordinate. Sì. Vado a vedere. Grazie. Devo arrivare al molo prima che fuggano. Vabbè, io volevo lo zaino. E dove sta? Qui. Ok, allora. Uffa, io e i miei zainetti del cacchio. Quindi questo sarebbe stato più fico e fatto meglio se avessimo optato per usare la torre centrale, quella coi cecchini, come torre per il terzo appiglio. Ok, benissimo. Vai così, vai così, dai che ce la facciamo, dai che ce la possiamo farcela. Ok, aspetta che mi conviene andare di qui. Perdonami. Dai, no, non perderti in sti guazzabugli di coccole. Armi sufficienti per un piccolo esercito. Bene. Non so come intendano usarle, ma non promette nulla di buono. Devo scoprire a che servono le armi. Ok. Ok. Chi va là? Spider-Man è qui! State allerta! Ok. Ok. Vuole tirarlo qui! Ok. Sarà una giornataccia per te! Ok. Ok. No. Ok, vai così. Là. Botte d'orbi a tutto andare. Forse ora posso capire che succede. È una trappola?
Armi, uniformi da secondini e documenti falsi. Volevano aiutare Fisk a evadere dal raft. Ok. Zero un bel trappolone. Porco. Mi spiace porco schifo. Rovinarvi l'evasione. Sarà una giornataccia per te. Ok. No, grazie. Ok. Caglia. Ok. Non so se quello che ho fatto andava bene, ma l'ho fatto lo stesso. Io non lo so se si fanno male anche fra di loro. Non sperare di scappare. Aia. Ok. Benissimo. Aia. Sono storditissimo. Sì, però io il potere quello della ciurma e del ciula che il Baba Luga e via dicendo. Sono un po' stufo io di sta cosa. Allora. Ok. Ok, perfetto. Questo intendevo. Ah, ma sei tu che sei così pirlone che mi lanci le bombette. Allora mi rendi tutto più facile. Non avevo capito che eri te. Adesso se ne occuperà la polizia. Evviva! Anche qui è tutto in ordine. Grazie per aver ripristinato il sistema. Non dirò a nessuno della tua intrusione, ma se ti scoprono io non ne sapevo nulla. Ok. Non so di cosa parli. Chi? Se non ti spiace, ora dovrei eliminare i miei selfie dai server del sistema anticrimine. Ok. Domanda, non siamo saliti di livello, vero? Sì. Ok. Nuovo costume. Vabbè, ciao, eh. Che è sta meraviglia? Cosa diamine è questa meraviglia? Porcaccia. I gettoni base dove minchia si trovano? Allora, sì, questo lo potevamo sbloccare. Intanto... Beh, ma magari no, non sprechiamo i gettoni intanto che ce li abbiamo. Andiamo con ordine. Andiamo veramente con ordine. E sono tutti qui. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Mi sembravano di più però, eh. Vabbè. Costume nuovo, cos'è che ho di nuovo? Ah, una nuova... Wait. I nemici impiegano più tempo a individuarti in modalità furtiva. Ok, interessante. Riducono i danni da proiettili, interessantissimo. Le schivate perfette incrementano temporaneamente i danni, incrementa i punti di esperienza ottenuti sconfiggendo i nemici. Quindi direi che possiamo aumentare... No, non possiamo, ci manca sto maledetto... Sti maledetti gettoni base e simbolo. Vabbè. Intanto sblocchiamo questo, poi... Ok, benissimo, vediamo. Allora, adesso volevo andare su difensore, questo me lo ricordo benissimo, come se fosse ieri. Non mi ci potrei tenere niente in volto. Non riuscirò mai a attuare questa cosa, ma... Ciccia. Non abbiamo altri punti, vero? No, ne avevamo uno solo. Sì, ok. Punti abilità disponibili, zero. Ah, ok. Ero convinto di essere salito di livello, infatti ero salito di livello, ma non mi era ancora uscito il messaggio di salimento di livello o di salivazione di livello, non lo so. Allora, aspetta un secondo. Ciccino. No. Grazie, scusi, ma volevo quantomeno insaccocciarmi gli ultimi due zainetti prima di salutarci, così da completare un po' tutta la solfa. Quindi abbiamo capito che i crimini si generano random, quindi non è che abbiamo il peso sulla coscienza. Cioè, se io adesso, prima di salutarci, volessi
dedicarmi solo esclusivamente ai miei due zainetti, lo posso fare senza remore. Poi sconfiggere il crimine aiuta a pucciare i gettoni, ma la cosa è un po' fine a se stessa, perché i gettoni, quelli fichi, va bene, questo ci permetterà poi di recuperare più energia al suo momento. Ok, andiamo su. Wow, eccolo là, ciapali e ciccia. Mi sta tornando la voglia di giocare pure Batman. Non avrò mai tempo di giocare tutto. Silver, ma perché alla fine non hai mai portato la parte completa della serie di Batman sul canale? Perché la PlayStation in automatico eliminava le cutscene, quindi era una rottura di balle che non mi permetteva di fare cose. Dove sta lo zaino? Qua. Perfetto. E quindi mi ritrovavo che io ero convintissimo di avere ancora le cutscene belle visibili sul canale, sui video, e in realtà non c'erano. Poi andava giocato senza colonna sonora perché era un casino, perché c'erano canzoni veramente fighissime. Insomma, è stata una mezza delusione in quel senso, però il gioco era uno splendore. Vabbè, esperienza, tutte esperienze, brutte esperienze, brutti momenti, ma grazie. Ah, guarda lì, che bei momenti. Va bene, ci siamo. Dobbiamo sceglierci un bel posto dove salutarci, lì. Ho deciso che vi saluto lì, perché mi piace scegliere i posti e i postriboli dei contriboli, così, cucuzzami, là, quanto sono spidermanoso. Ah, ma pigli per il culo. Amici, ho già espresso gravi preoccupazioni. Va bene. Per il sistema anticrimine. Sì, stupendo, meraviglioso, ok. Modalità selfie, ci siamo. Lucio D'Ares, con questo costume che è una figata spazio-temporale, io vi saluto e vi mando al prossimissimo video di Spider-Man qui sul canale del Silver Player. Non mancate, perché controllo io se mancate, eh. Soprattutto tu. Ecco, alla prossima, ciao ciao.